Benvenuti sul canale di Uncinetto in un Click. In questo video tutorial vi darò le indicazioni per realizzare, come sempre passo passo, due tipologie di giacche della nostra collezione traforati. Quella tipo bolero e quella tipo spolverino, che nelle immagini vedete coordinate con gonna, pantalone e top sempre della stessa collezione. Ve le mostro da vicino, vedete sono interamente lavorate in ogni parte, davanti, sulla schiena e sulle maniche con questo punto traforato a ventaglietti. Allora questo, che è il tipo spolverino lungo, richiede semplicemente qualche giro in più di lavorazione rispetto a questa che è la sua versione corta comunque sono entrambi davvero semplicissimi da realizzare tutte le indicazioni utili per realizzare questo progetto inclusi link a tutorial tecnici o alle playlist per completare l'outfit li potete trovare nella descrizione del video che come sempre vi consiglio di leggere e nel corso di questo tutorial quale vi lascio. Buon lavoro! Per realizzare la versione bolero della giacca occorrono 8 grammi di filato mentre per realizzare la versione spolverino ne occorrono circa il doppio 17 grammi segna la bilancia in ogni caso si tratta di una quantità minima di filato io eh, replicherò oggi con voi questi eh, modellini utilizzando eh, questo cotone variegato ecco vedo alcune specifiche il gomitolo originariamente è un gomitolo da 50 grammi per 125 metri di lunghezza e da una misura 2 e come potete vedere da questo confronto diretto è molto simile con il cotone che ho utilizzato per i modellini di riferimento eh, soltanto che si tratta di eh, un cotone ritorto meglio e quindi più semplice da lavorare al solito utilizzerò un uncinetto misura due e mezzo per la lavorazione e questo è eh, tutto quanto quello che occorre per poter eh, fare questo progetto, ecco, eh, a parte tenere a portata di mano una forbici, non servirà né ago né filo, questo è tutto quanto un lavoro che viene fatto con uncinetto ed è anche un lavoro molto semplice e veloce da fare che noi realizzeremo in tre step nel primo step andremo a creare eh, la parte principale della giacca che si realizza in sei giri totali per quel che riguarda il bolero eh, oppure in 16 giri per quel che riguarda lo spolverino lungo poi ci sarà un secondo step di rifinitura nel quale andremo appunto a fare lungo tutti quanti i bordi della giacca delle maglie basse per livellare e infine lo step 3 nel quale andremo ad aggiungere le maniche. Bene, iniziamo adesso il nostro lavoro mettendo su il cappietto e un totale di 21 catenelle. Ecco, catenelle che andremo a distribuire così nelle varie parti dei nostri modellini di riferimento. Allora, come vedete, su ciascun modellino ci sono eh, due parti. Per quel che riguarda il davanti, due metà, eh, la giacca infatti chiaramente si apre sul davanti, poi ci sono due spalle e eh, la parte dietro, allora noi utilizzeremo di questi 21 punti. 4 per ciascuna delle metà davanti, poi 3 per ciascuna delle spalle, e infine i rimanenti 7 li andremo a mettere eh, sulla parte della schiena. Ecco come potete vedere qui. Dal, da questa giacca che ho aperto anzi ve la metto nella direzione giusta di lavoro la giacca è eh, interamente realizzata con questo motivo traforato molto semplice che si ottiene alternando sia in riga che tra righe eh, due elementi uno lo chiameremo una tripletta di maglie alte ciascuna separata da una catenella libera tutte lavorate nello stesso punto e l'altro elemento invece è una maglia alta singola. Questo è un punto che eh, traforato che io ho chiamato a ventaglietti perché eh, tutti e due gli elementi messi insieme ricordano appunto un ventaglietto. Il tutorial completo su questo punto traforato Potete trovarlo al link che appare adesso in sovraimpressione. Comunque eh, sarà semplicissimo eh, realizzarlo su questo progetto anche semplicemente seguendo le indicazioni che darò nel corso di questo tutorial. Allora, la nostra direzione sarà dal collo verso uh, il basso della giacca e questi qui sono praticamente i nostri punti la nostra catenella iniziale allora nel primo giro che cosa faremo io intanto ve lo faccio vedere per semplicità sul modellino di riferimento andremo a fare intanto si inizia a lavorare dalla prima metà davanti e andremo a lavorare e come primo elemento del motivo traforato una maglia alta separata eh, da una catenella libera da una tripletta di maglie alte che andremo ad eseguire due catenelle dopo eh, di base rispetto al punto iniziale dopodiché andremo a lavorare la spalla e eh, prenderemo appunto eh, tre Punti base, lasceremo, lasceremo libero primo e ultimo e andremo ad inserire una tripletta di maglie alte eh, sul punto centrale. Lavoreremo poi eh, la schiena, come già vi anticipavo qui. Utilizzeremo sette punti. Nel primo andremo a fare la tripletta di maglie alte saltiamo due punti base facciamo poi l'elemento singolo saltiamo due punti base e andiamo a lavorare la tripletta di maglie alte e poi infine concluderemo realizzando la spalla e la seconda metà davanti come abbiamo fatto eh, praticamente eh, la prima metà davanti e la prima spalla allora, è importante soffermarsi sul primo giro perché eh, in pratica quello che abbiamo sul primo giro farà già eh, da eh, buona griglia per poter sviluppare anche il lavoro successivo. Quindi andiamo a mettere in pratica quello che abbiamo detto fino ad ora. Iniziamo con la prima metà davanti. Qui dobbiamo andare a realizzare... Eh, il primo elemento del motivo traforato, la maglia alta singola, che andiamo a sostituire con 3 catenelle con cui tiriamo su il lavoro, 3 catenelle che cadono su questo punto che comincia a diventare il quarto, poi aggiungiamo un'altra un catenella libera di separazione. E andiamo a saltare uno e due punti base. In pratica dobbiamo andare a rientrare, se voi li contate complessivamente dal primo punto in poi, nell'ottavo punto, e nell'ottavo punto della catenella, andare a realizzare il secondo elemento del motivo traforato che è questo che sto realizzando eh, adesso una maglia alta seguita da catenella libera un'altra maglia alta eh, sempre seguita da catenella libera e infine un'altra maglia alta ancora quindi questa è la tripletta di maglie alte Ciascuna separata da una catenella libera e fatto questo, noi in pratica abbiamo utilizzato i primi quattro punti base della catenella di 21 punti che abbiamo messo su inizialmente abbiamo fatto anche la prima metà davanti siamo quindi pronti a lavorare la spalla prima però dobbiamo fare una catenella libera perché tutti gli elementi di eh, questo motivo traforato vengono separati da una catenella libera allora come vi dicevo, dedichiamo alla spalla questi tre punti, primo e terzo lo andiamo a saltare, invece eh, sul punto centrale, il secondo, realizziamo anche qui una tripletta di maglie alte. Quindi prima maglia alta seguita da catenella libera, seconda maglia alta catenella libera, infine terza maglia alta. Aggiungo una catenella libera e ho terminato di lavorare la spalla, sono pronta a lavorare la schiena. Quindi entro nel primo punto dei sette che ho dedicato alla schiena e qui vado a mettere ecco, una tripletta, anche sulla schiena inizio con la tripletta di maglie alte. Quindi ripeto, di nuovo una prima maglia alta separata da una catenella libera dalla seconda, separata da una catenella libera dalla terza maglia alta. Separo ancora con una catenella libera sulla schiena come davanti. Lascio due punti di separazione tra un elemento e un altro. Quindi, entrerò qui. In quello che è ormai il mio quarto punto sulla schiena e lavoro il eh, secondo motivo che è una maglia alta singola poi catenella libera di separazione altri due punti base saltati entro nell'ultimo punto sulla schiena che è il settimo e vado a lavorare la tripletta In questo modo. Fatto questo. Catenella libera. E come vi dicevo, devo andare a lavorare i tre punti della spalla e poi i quattro punti davanti. Che mancano per completare il giro, allora la spalla la faccio, lo sappiamo già, eh, esattamente come ho fatto la prima. Vado a lavorare il secondo dei tre punti mettendo qui la mia tripletta in questo modo. Poi aggiungo sempre una catenella libera. Eh, e come vado a fare la ehm, seconda metà davanti? Esattamente eh, in maniera speculare alla prima, in maniera tale che risulti simmetrico il lavoro. Quindi vado a mettere sul primo dei quattro punti la eh, tripletta. In questo modo, poi catenella libera, salto due punti base, rientro nell'ultimo punto in questo modo e qui vado a fare il mio elemento singolo. E quindi ho completato così il primo giro e come vedete eh, grazie anche agli elementi del motivo traforato ab abbiamo ampliato ehm, la nostra base di lavoro quel tanto che serve per poter sviluppare la nostra giacca allora perché vi dicevo che fatto il primo giro noi abbiamo una griglia perché dal secondo giro in poi eh, per quel che riguarda le, la parte davanti, le due metà davanti e la schiena, noi andremo a fare quello che vi spiegavo all'inizio, quindi a lavorare sugli elementi del motivo traforato esistenti e ehm, andremo a mettere sulla maglia singola la tripletta mentre sul punto centrale della tripletta una maglia singola invece per quel che riguarda um, le spalle continueremo a fare eh, una tripletta bene procediamo quindi con il secondo giro noi sappiamo che su questa maglia singola dobbiamo mettere una tripletta di maglie alte. Allora, la prima la sostituiamo con le 3 catenelle con cui tiriamo su il lavoro. Poi aggiungiamo la catenella di separazione. Giriamo il lavoro. Rientriamo nello stesso punto. Andiamo a completare con le altre due maglie alte. Ricordandoci di separare con catenella libera. Esattamente in questa maniera qui. Poi lavoriamo una catenella libera e come già vi dicevo, andiamo sul secondo elemento del motivo traforato, che in questo caso era la tripletta del giro precedente. Lavoriamo come. Ho appena fatto una maglia alta singola, l'elemento singolo sull'elemento centrale della tripletta. A questo punto devo andare a lavorare la spalla e come vi dicevo, io vado continuo a mettere una tripletta di punti anche nel secondo giro lavorata qua nel punto centrale. Attenzione però che eh, solo per quel che riguarda la spalla e solo per quel che riguarda questo giro prima di andare a fare la tripletta io lavorerò non una catenella libera soltanto ma 3 oppure 2 come volete catenelle libere quindi un numero maggiore dopodiché vedete rientro nel punto centrale Lavoro qui la mia tripletta, quindi tripletta su tripletta per quel che riguarda la spalla e infine vado ad aggiungere 3 catenelle libere. Prima di rientrare sul primo motivo traforato della schiena, che è la tripletta, dove in questo caso regolarmente vado a lavorare una maglia alta singola, separo con catenella libera, vado poi a lavorare la tripletta sull'elemento singolo centrale della schiena. E poi ancora dopo aver fatto la catenella libera l'elemento singolo su questa tripletta. Come chiudo poi il giro lavorando la spalla esattamente come prima, quindi 3 Catenelle libere tripletta sul punto centrale della tripletta precedente, in questa maniera, poi 3 catenelle libere, e infine seconda metà davanti, quindi elemento singolo qui, sull'elemento centrale della. Tripletta precedente, catenella di separazione, rientro poi nella terza delle 3 catenelle iniziali e qui vado a lavorare la mia tripletta che tutta in questo punto che completa il giro. Ecco qua, e abbiamo quindi fatto anche il secondo giro. Allora, adesso volevo eh, farvi vedere come mai io ho separato la eh, tripletta delle spalle eh, rispetto ai, agli elementi della parte davanti della schiena con queste 3 catenelle. Qui, invece che con la solita catenella libera. Allora c'è un motivo ben preciso e il motivo è che se noi lavorassimo soltanto una catenella per parte invece che tre oppure due, alla fine verrebbe fuori questo difetto qui. Vedete che c'è praticamente questa incurvatura sulla manica. Curvatura che invece non c'è, ecco, vi faccio vedere il nostro modellino di riferimento in questa giacca bolero qui dove io appunto ho lavorato tre punti oppure ecco, difetto che si può anche ridurre già facendo due catenelle di separazione invece che tre come eh, avevo fatto per quel che riguarda. Eh, questo eh, spolverino, quindi è per questo che eh, per ciò che vi ho fatto appena vedere, che eh, io suggerisco di fare eh, 3 catenelle almeno. Ok. Allora, adesso eh, andiamo a fare il terzo giro. Nel terzo giro, eh, vi dico già, noi andremo a lavorare soltanto la parte, eh, le due pa metà davanti e la parte della schiena della nostra giacca, mentre lasceremo in sospeso la spalla eh, saltando appunto questo elemento con 5 catenelle libere. Per andare a ricavare la nostra manica e sarà poi eh, nello step 3 che eh, riprenderemo appunto la manica e andremo a eh, completarla allora ehm, iniziamo il giro 3 dalla prima metà dietro allora come vedete noi dovremo andare a mettere un elemento singolo su questa tripletta e la tripletta invece nel eh, punto successivo che c'è sempre su questa parte della giacca. Allora, qui eh, c'è il problema: che eh, l'elemento, il punto su cui dobbiamo lavorare si trova. Dentro praticamente il nostro punto d'inizio, quindi noi non possiamo saltare questa parte del lavoro e quindi che cosa andiamo a fare a partire da questo giro? andiamo ad inserire un elemento aggiuntivo che è una maglia alta che andiamo a sostituire con le 3 catenelle con cui tiriamo su il lavoro poi aggiungiamo la nostra solita catenella di separazione ed è a questo punto che andiamo a realizzare il nostro elemento singolo sulla tripletta del giro precedente poi lavoriamo una catenella libera e andiamo a mettere la tripletta sull'elemento singolo del giro precedente in questa maniera qui allora lavorata la prima metà davanti vi dicevo che dobbiamo saltare la spalla con un totale di 3 4 e 5 catenelle libere dopodiché vedete dobbiamo rientrare direttamente sul primo elemento della schiena che in questo caso è la maglia alta singola del giro precedente qui andremo chiaramente a fare la nostra tripletta qui andremo a mettere sul punto centrale la maglia alta singola qui la tripletta Dopodiché come continuiamo e portiamo a termine il giro? Fatta la tripletta, andiamo con 5 catenelle libere a saltare la seconda spalla, rientriamo in questo punto e eh, facciamo la nostra tripletta e ci troviamo poi a questo punto del giro ehm, per completarlo eh, allo stesso modo con cui l'abbiamo iniziato e lo facciamo insieme. Quindi mi trovo sul punto che vi dicevo, adesso io devo andare a mettere, dopo aver fatto una catenella libera, il mio elemento singolo qui, sull'elemento centrale della tripletta del giro precedente, e poi concludere il lavoro con l'elemento aggiuntivo. Quindi catenella di separazione, rientro nelle 3 catenelle, nella terza. Di questa serie di 4 catenelle e qui metto il mio elemento aggiuntivo alla fine di questo giro elemento aggiuntivo che all'inizio del prossimo giro che è il quarto costituirà in questo caso il primo elemento della tripletta quindi una maglia alta sostituita come al solito dalle 3 catenelle con cui tiriamo su il lavoro, poi aggiungiamo la nostra eh, catenella libera. E vedete, qui sull'elemento singolo, dove dovremo andare a mettere la tripletta completa, mettiamo in questo caso all'inizio e anche ovviamente alla fine del lavoro. Due elementi invece che tre, perché, come vi dicevo, il terzo elemento lo abbiamo preso da quello aggiuntivo, in maniera tale ecco ehm, da evitare, mettendo un altro elemento qui di allargare troppo la base del nostro lavoro. Allora, dopo come si va avanti? Manca da completare la parte eh, davanti con l'elemento singolo che andremo a mettere qui, quindi catenella libera, elemento singolo. Allora, adesso dobbiamo andare a continuare a lavorare la nostra giacca lavorando anche la parte sotto la manica andremo eh, così come facevamo sì, eh, nel, nel primo giro eh, sulla parte davanti e sulla schiena a lasciare due catenelle libere ok della nostra base eh, tra i vari eh, punti del motivo traforato allora Qui quindi avendo 5 catenelle noi possiamo andare a lavorare sul punto centrale, quindi saltiamo le prime due, le ultime due, lavoriamo sul terzo e qui chiaramente vedete ci sta una tripletta. Dopo questo elemento singolo e prima dell'elemento singolo che andremo a mettere qui. Tripletta che ho realizzato, ho fatto anche la mia catenella di separazione. Adesso vado a mettere l'elemento singolo qui. Quindi, come avrete capito. Da qui in poi eh, c'è un'alternanza completa di elementi singoli e di triplette. Ecco, con eh, bisogna semplicemente fare attenzione a come si inizia e eh, si finisce il giro. Ma le modalità in pratica ve le ho fatte vedere eh, sia nel giro 3 che appunto nel giro 4. Allora. Completiamo adesso il giro andando a terminare la parte della schiena, quindi tripletta qui, elemento singolo qui, poi andando a mettere una tripletta nella terza catenella, quella centrale sotto la manica, infine andiamo a lavorare un elemento singolo qui e la tripletta finale come la facciamo? Due elementi su questo punto, catenella libera, rientriamo nella terza catenella e mettiamo l'ultimo elemento della tripletta qui. Bene, e dopo questi quattro giri la griglia è veramente eh, completa. Okay? Per poter portare a termine il nostro eh, progetto, almeno per quel che riguarda lo step 1, la parte principale della giacca, quello che dobbiamo fare è Andare ad aggiungere due giri soltanto per quel che riguarda la giacca bolero, e invece, siccome i giri totali, che almeno quelli che ho fatto io, poi voi potete chiaramente eh, fare a vostro piacimento, allora questi sono 16, eh, devo andare ad aggiungerne altri 12. Allora, inizio ancora con voi il prossimo giro che è il quinto, eh, per farvi vedere che quando c'è la tripletta, come in questo caso, allora noi dobbiamo mettere sempre un elemento aggiuntivo, prima maglia alta sostituita dalle 3 catenelle, qui aggiungo una catenella di separazione e andare a fare il nostro elemento singolo sul punto centrale delle tre maglie alte del giro precedente e poi invece a questo punto continuo come suggerito dalla griglia andando a mettere tripletta su elemento singolo e eh, elemento singolo sul punto centrale della tripletta del giro precedente quindi si va avanti così poi chiaramente nel giro successivo invece andate a eh, fare la tripletta come vi ho mostrato All'inizio e alla fine del giro, qui nel giro 4, quindi andate avanti così e ci troviamo quando avremo concluso o i sei giri per fare il bolero oppure. I 16 giri totali per fare ehm, il, eh, lo spolverino. Allora, io vi dico che ehm, in questo progetto farò eh, con voi eh, il lavoro più lungo, quindi ci troviamo quando avrò finito i 16 giri. E questo è come si presenta il nostro modellino alla fine del giro sedicesimo. Ecco, io dicevo che farò con voi in pratica lo spolverino perché è quello che comprende tutti quanti i possibili passaggi. Ovviamente vi dirò quando dove fermarsi per poter fare il volero. Allora mh, abbiamo terminato lo step 1, adesso procediamo con lo step 2 nel quale in sostanza andiamo a fare, ve lo faccio vedere sul modellino di riferimento, un giro di rifinitura lungo tutto quanto il bordo della giacca tutto quanto questo bordo qua e che consiste in un giro di maglia bassa qui lungo i bordi delle due aperture e sotto mentre invece sul collo ecco vi consiglio di non fare delle maglie basse ma maglie bassissime ed è un giro di rifinitura che serve a pareggiare un po' tutta quanta la lavorazione Potete iniziare come volete, a seconda eh, di dove volete considerare mh, il dritto, diciamo, del vostro lavoro. Io inizierò sul lato lungo, ok, della metà davanti. Allora, qui si procede in questo modo: si tira su di una catenella il lavoro, poi si cerca di entrare. Allora, dove c'è spazio, cercando di realizzare i punti maglie basse uno più vicino all'altro, ok, di riempire bene, livellare, cioè pareggiare bene, come sto facendo io, vedete? Ecco, e si va avanti in questo modo fino ad arrivare alla base del collo. Allora. Riprendiamo in mano. Allora vi ricordate quello che avevamo fatto nel primo giro qui? Ci sono 1, 2, 3 catenelle più una catenella libera. Allora queste 3 catenelle qua continuiamo a lavorarle con delle maglie basse a partire dall'ultima catenella, maglie bassissime per tutto il giro del collo. Ci troviamo a quel punto lì del nostro lavoro. Ecco, vedete io ho lavorato tutto quanto il primo lato in questo modo sono arrivata a lavorare con maglia bassa eh, l'ultima delle 3 catenelle adesso a partire da questo punto qui lavoro delle maglie bassissime per tutto il giro del collo in questa maniera ok lavoro maglie bassissime per non alzare troppo il lavoro sul collo che secondo me non verrebbe bene allora ci portiamo nel punto corrispondente da questa parte quindi lavoriamo la catenella dopo questa maglia maglia alta e a partire da questo punto qui, invece, riprendiamo a lavorare delle maglie basse lungo tutto quanto questo lato. Ecco, quando si arriva qui, su questo angolo e quando si arriverà poi in fondo, prima di iniziare anche la parte sotto, dobbiamo ricordarci semplicemente di tirare su il lavoro di una catenella. Quindi, tutte le volte che ci troviamo sugli angoli questo e questo dopodiché una volta che terminiamo possiamo ecco torniamo qui rientriamo eh, con maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo fatto e possiamo chiudere il lavoro allora io sono arrivata al termine del collo volevo appunto farvi vedere che qui sono sull'angolo tiro su di una catenella poi Vado avanti a lavorare in questo caso le maglie basse lungo il lato ecco, dell'apertura della giacca e come potete vedere sto anche approfittando per portarmi dietro la coda del filo con cui ho iniziato il progetto e così la nascondo e comincio a sistemarla. Nascondo man mano che lavoro queste maglie basse ancora come vi dicevo fatta la parte dell'apertura della giacca mi ritrovo a dover lavorare sotto quindi tiro su di una catenella e poi riprendo e come vedete qui potete anche lavorare in costa ok questo caso io sto lavorando in costa dietro, sto prendendo delle catenelle che ci sono sotto, la, vedete delle due catenelle che ci sono per ciascun punto quello dietro, però eh, potete anche prenderli entrambi se preferite. Qui non c'è, diciamo così, eh, motivo per preferire una procedura invece una lavorazione invece che l'altra quindi arrivata in fondo al giro come vi dicevo sono rientrata nella prima catenella con maglia bassissima posso adesso tagliare il filo e chiudere il lavoro la coda la faccio passare con l'aiuto dell'uncinetto sotto qualche maglia nella parte interna della giacca taglio l'eccedenza e ho così completato anche eh, questo secondo step di rifinitura. Bene, quindi per terminare il nostro progetto manca soltanto uno step, che è quello di eh, andare ad inserire le maniche eh, utilizzando come spazio lavoro questo spazio qui. Quindi sotto la manica e eh, intorno alla spalla. Che avevamo appunto lasciato in sospeso a partire dal giro 3, allora come vedete io ho eh, già provveduto ad inserire una delle due maniche sul nostro modellino. Farò con voi eh, anche la seconda utilizzando esattamente la stessa procedura, che vi ricordo è la stessa che eh, dovete utilizzare anche per quel che riguarda la giacca tipo bolero: solo che mentre eh, per fare la manica lunga fino al polsino dello spolverino io andrò a eh, lavorare. Un totale di sei giri, come vedete qui, invece, per quel che riguarda la manica del polero, bastano la metà. Questi tre giri che io ho aggiunto, poi eh, fare la manica è semplicissimo, la manica ve la faccio vedere. Eh, più da vicino è tutta quanta caratterizzata da eh, uno stesso eh, elemento del motivo traforato che è la tripletta di maglie alte che si ripete per tre volte tranne che sul punto di avvio dove noi andiamo a mettere eh, il nostro elemento singolo o eh, maglia alta sostituita dalle catenelle con cui tiriamo su il lavoro. Allora relativamente alle ehm, tre triplette allora una chiaramente ecco vi faccio vedere qui qual è lo spazio lavoro e come andremo a riempirlo. Allora una tripletta andrà collocata eh, vi ricordo sempre sull'elemento centrale della tripletta del giro precedente eh, qui eh, su quella della spalla poi un'altra tripletta andremo a metterla vedete eh, qui ci sono le catenelle eh, le tre catenelle di separazione rispetto a questo elemento che andava con la prima metà davanti e eh, la seconda tripletta la andremo a eh, mettere esattamente qui, su questo eh, punto eh, dell'elemento di questa tripletta e in maniera corrispondente, poi dall'altra parte andremo ad inserire la tripletta che manca qui, mentre invece il nostro punto d'avvio lo andiamo a fare qui. Quindi inseriamo l'uncinetto sul punto centrale di questa tripletta che si trova esattamente sotto la manica, carichiamo il filo sull'uncinetto, prendiamo un punto e poi iniziamo la lavorazione. Quindi qui su questa tripletta sotto la manica vi dicevo... Questo è l'unico punto in cui va messo l'elemento singolo, che viene sempre sostituito dalle 3 catenelle con cui tiriamo su il lavoro, seguite da una quarta catenella che separerà questo elemento dalla tripletta che andiamo a mettere, vi dicevo, sul fianco di questa maglia più o meno in posizione centrale qui, ecco qui su questo punto, andiamo a realizzare 3 maglie alte separate da catenella 2, catenella libera 3, poi catenella libera Andiamo ad inserirci direttamente sulla tripletta della spalla, quindi punto centrale e anche qui andiamo a realizzare la nostra tripletta. In questo modo qua, fatta poi la catenella libera, dobbiamo andare a recuperare di nuovo la prima maglia alta di questa tripletta laterale. Andarci a mettere su un punto centrale e qui lavorare la terza tripletta della manica in questa maniera, dopodiché facciamo la catenella libera e per concludere rientriamo nella terza catenella iniziale. E siccome la manica va lavorata in tondo, uniamo appunto la catenella alla prima maglia iniziale con maglia bassissima in questo modo. Questo era il primo dei giri della manica. Il secondo inizierà sempre con 4 catenelle. Dopodiché si vanno a lavorare le tre triplette. Una su ciascun punto centrale della tripletta del giro precedente, come sto facendo io con la prima della nostra serie. Ok, quindi è veramente tutto molto semplice. Ripeto. Dobbiamo fare 6 eh, giri eh, per quel che riguarda lo spolverino e fare la manica lunga. Eh, chiaramente poi il numero di giri andate a verificarlo voi e fate eh, a vostro piacimento. Ricordate sempre di unire l'ultima catenella libera alla terza con maglia bassissima e ci troviamo allora o alla fine dei 6 giri. Per quel che riguarda lo spolverino, o alla fine dei tre giri che servono per la manica eh, del bolero, e ci troviamo dicevo a quel punto per il giro di rifinitura, che sarà anche in questo caso un giro di maglie basse. Allora, il giro di rifinitura è molto semplice, eh, si inizia mh, un po' come fatto mh, nello step 2. Tirando su il lavoro di una catenella, dopodiché si vanno a lavorare delle maglie basse su tutti quanti i punti, eccetto um, quando vi trovate sulla tripletta. Eh, eccetto qui dove io almeno vi consiglio di lavorare semplicemente, eh, vedete come sto facendo io. I punti corrispondenti alle maglie alte eh, escludendo in pratica le catenelle libere di separazione questo se volete avere eh, un giro manica vi prendo il nostro modellino di riferimento ecco ehm, con un diametro corrispondente a quello che avete lavorato per fare la manica stessa, se invece volete avere un effetto a campana, quindi con la manica che si allarga, questo lo dico soprattutto per quelli che stanno facendo il bolero, allora eh, potrebbe eh, occorre. Servire o sarebbe sufficiente lavorare tutti i punti, incluse le catenelle, eh, quelli corrispondenti alle catenelle di separazione eh, sulle triplette. Ok, quando si arriva alla fine del giro, rientriamo nel primo punto iniziale con maglia bassissima. Andiamo a sistemare poi le code di inizio. E fine della manica sul rovescio del lavoro, e il nostro ehm, spolverino. O il nostro bolero sono terminati. Bene, abbiamo così replicato passo passo eh, il nostro modellino di riferimento, che include tutti quanti i passaggi. Quindi lo spolverino. Eh, anche quelli per realizzare chiaramente la giacca più piccola che è la giacca tipo bolero ora prima di concludere come al solito qualche consiglio per completare l'outfit della vostra barbie allora eh, vi ricordo che spolverino e bolero possono essere coordinati con una gonna un pantalone anche entrambi è il top della collezione traforati di uncinetto non click. i tutorial per realizzare questi completini sono già sul nostro canale e potete trovarli in due playlist una dedicata alle gonne i pantaloni eh, delle nostre collezioni e eh, un'altra dedicata a, eh, maglie casacche pullover dove chiaramente troverete non soltanto i modellini della linea traforati ma anche eh, tanti altri eh, modellini che eventualmente potete realizzare anche per abbinare a queste giacche io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione che avete prestato a questo tutorial. Spero che lo abbiate gradito e vi do appuntamento eh, agli altri tutorial per completare la linea traforati o per fare numerosi altri completini che potete eh, trovare sul nostro canale. Grazie e arrivederci.